Ciao a tutti, oggi faccio con voi una ricetta salva cena, semplicissima, molto molto veloce e allo stesso tempo tanto gustosa. Bocconcini di pollo al limone. Iniziamo subito. Per prima cosa dobbiamo tagliare a pezzetti, in questo caso devo togliere anche l'osso, quindi prima tolgo l'osso. Poi divido il petto di pollo. Dopodiché taglio a metà, lo faccio prima a strisce e poi a bocconcini, cioè a pezzetti così, vedete? Tagliati tutti i bocconcini, li spostiamo un po' e li passiamo nella farina. Perfetto, infarinati tutti i bocconcini, mi sposto sui fornelli. Accendiamo a fiamma dolce sotto la padella, mettiamo l'olio extravergine di oliva, mettiamo a rosolare uno spicchietto d'aglio, questa cosa è facoltativa, io lo faccio per dargli un sapore in più, quell'odore in più che mi piace tanto. Se volete lo fate, altrimenti fate riscaldare soltanto l'olio. Tanto è vero che non lo faccio neanche dorare, ma faccio soltanto profumare l'olio. Ecco qui, va bene. A questo punto metto i bocconcini. Utilizzate una padella capiente perché è preferibile che tutti i bocconcini tocchino il fondo. Una volta messi tutti, li facciamo cuocere a fiamma vivace per un minuto. Dopo un minuto li giriamo e una volta girati tutti li facciamo cuocere per un altro minuto, sempre a fiamma vivace. Perfetto, a questo punto grattugiamo un po' di buccia di limone. Mi raccomando, non grattugiate la parte bianca, perché quella lì è amara, fermatevi alla gialla senza andare troppo in profondità. Poi spremiamo il limone, utilizzo un colino per evitare che vadano a finire i noccioli, anche se qui non ce ne sono, in padella. Spremuto il limone intero, muoviamo un po', poi mettiamo il sale fino, un po' di pepe nero macinato, mescoliamo un po', facciamo saltare, fate come preferite, e a questo punto aggiungiamo il quantitativo di un bicchiere d'acqua più o meno bollente. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma vivace per 2-3 minuti. Passati un paio di minuti, ecco qui, togliamo il coperchio, lasciamo a fiamma alta e facciamo cuocere per altri 2 minuti, giusto per far asciugare un po'. Ecco qui, siamo pronti. Il sughetto si è ristretto, corro ad impiattare. Che profumino, assaggio con voi. Buonissimi, fate questi bocconcini di pollo e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!